ce jeu. L'eau passe sous le pont, sur le bord de la Seine, deux ombres s'en vont. Le temps file ce jour, rien n'a changé ici. Montmartre, sa bohème, dort sous la pluie. À chaque jour, sa chance et tous ses fleurs. Buongiorno signora Di Bois. Oh, buongiorno signora Maigret e buon Natale. Buon Natale anche a voi. Come sta vostro marito? Ah, meglio, meglio, grazie. Oggi è Natale, non si lavora e perciò non ha motivo di darsi malato. Quel fannullone dormirà tutto il giorno. Ma del resto che cosa dovrebbe fare, povero uomo? È un giorno di poca allegria il Natale per le coppie come la mia e la vostra, che non hanno bambini. Oh, scusate se mi permetto il paragone, signora. Questo è il regalo di mio marito. Ah, oh, ma è magnifica! E soprattutto pratica. È tanto che la desideravo. Sì, ma perché non avete fatto il caffè allora con la macchina nuova? Aspetto che mio marito la provi per primo. Ah, perché non sapete adoperarlo? Ma è facile, guardate. Sì, 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 lo so, ma non voglio privarlo del piacere di mostrarmi come si fa. Ah, il caffè è pronto, signora. Ah, signora Di Bois, volete preparare il vassoio per la colazione? Sì. Oh, ti sei alzato. Sì. Io che una volta tanto volevo servirti la colazione a letto. Non vuoi ricoricarti? Ah, no, no, basta. Grazie, Buon Natale. Buon Natale. Mi perdoni? Attento. Oh. Mi fai versare il caffè. Vieni. Sì. Oh, buongiorno signora Di Bois. Oh, buon Natale, signor commissario. Buon Natale. Lasciate fare a me. No, prendi il caffè, ti viene freddo. Un momento. Beh, allora se non occorre altro io ritorno nella mia portineria. No, niente altro, grazie. Ah, signora, il conto della spesa in cucina nel cassetto, insieme al resto, franco e 75 centesimi. Sì, va bene, grazie. E c'è anche il vostro giornale, signor commissario. Ah, grazie, signora. Arrivederci e ancora buon Natale. Arrivederci. Buon Natale. Grazie, cara. Buon Natale. Ciao. Buon Natale. Ah, non prendi un croissant? No, sai che la mattina non mangio mai io. No, uno solo, sono appena tolti dal forno. Vabbè, se è per farti piacere, eccolo qua. Mica si decide a nevicare, Però qualche fiocco per aria c'è. No, il giorno di Natale ci vorrebbe una bella nevicata, mica questa polverina di neve. Hai? Che c'è? No, niente. Ma cosa guardi? Niente, due donne là di fronte. E che c'ho di strano? No, stanno guardando verso le nostre finestre. Che hanno l'aria di venire qua, eh? No. Sì, sì. E dove?
Ecco, sono entrate nel nostro portone. Ah, senti, io spero che nessuno oserà venirti a disturbare proprio il giorno di Natale. Poi non ho ancora rassettato la casa. Ma sei sicuro che vogliono venire qui? Beh, adesso lo sapremo presto, eh. Ma dove vai? Vado a infilarmi un paio di pantaloni, eh. Ragione, sai, sono qui e vogliono assolutamente parlare con te. Dicono che potrebbe essere importante, che hanno bisogno di un consiglio. Una delle due la conosco. Quale? Quella più piccola. È la signorina Donker, abita qui di faccia, al nostro stesso piano. E lavora tutto il giorno accanto alla finestra. È una zitella molto per bene e che fa ricami per una sarta del Faubourg Saint-Honoré. Ho l'impressione che sia innamorata di te. Perché? Perché tutte le volte che tu esci di casa interrompe il lavoro e dalla finestra ti segue con lo sguardo finché non hai voltato l'angolo. Ma che età? Sono 40, 45. Beh, allora possiamo riceverla senza timore, eh? Ma come, non ti metti la giacca? No, senti, sono le 8:30 del giorno di Natale. Se si accontentano di prendermi così come sono, bene, se no. Buongiorno, signore. Scusate se mi presento così, ma non prevedevo. Io non volevo venire, infatti. Volete accomodarvi? In che cosa posso servirvi? Vi domanderete come abbiamo potuto avere l'ardire di rivolgerci a voi. Tutti nel quartiere sanno che abbiamo l'onore di avere per vicino. Ma non ne parliamo, per carità. No, ma noi vi abbiamo impedito di fare colazione. No, ho già finito. Continuate pure. E questa mattina, o meglio, questa notte, nel nostro caseggiato è accaduto un fatto impressionante. Tanto che ho creduto nostro dovere venire a informarvene. La signora Martin non voleva disturbarvi, ma io le ho detto che... Abitate qui di fronte? Sì, signore. La signora e io abitiamo allo stesso piano, proprio in faccia alle vostre finestre. Il signor Martin è sovente in viaggio per affari e è commesso viaggiatore. Ah. Da 2 mesi la loro bambina è in letto per un incidente. Avete una bambina, signora Martin? Non è nostra figlia, è una nipote. La madre è morta 2 anni fa. È caduta dalle scale e si è rotta una gamba. Avrebbe dovuto essere guarita in 2 mesi, invece sono sopraggiunte delle complicazioni. Vostro marito in questo momento non è a Parigi? Dovrebbe essere in Dordogna. Continuate pure. Questa mattina mi sono alzata presto, come al solito, per andare alla prima messa. E ci siete andata? Ah, sì, sono rincasata alle 7:30. Ho sentito le 3 messe, capite? E mi sono preparata la colazione. Probabilmente avrete notato la luce alla mia finestra. No, veramente proprio non. Scusate, ma... Io avevo fretta di andare a portare a Colette qualche dolcetto. Colette è la nipotina della signora Martin. Ah, sì? Quanti anni ha? 7 anni, vero signora Martin? Compierà 7 anni a gennaio. Erano 8:00 quando ho bussato alla porta della signora Martin. Io non ero ancora alzata, mi addormento tardi la notte. Dicevo dunque che ho bussato. La signora Martin ha tardato qualche momento a venire a aprire, il tempo di infilarsi una vestaglia. Io avevo le braccia cariche e le ho domandato se potevo dare i miei 2 Colette. Abbiamo aperto la porta della camera. La bambina ha una camera per sé? Sì, l'appartamento si compone di 2 camere, più la camera da pranzo e la cucina. Ah, ma devo dirvi... No, non ancora. Dunque, abbiamo aperto la porta. Era buio, la signora Martin ha girato l'interruttore. La bambina era sveglia? Sì, era evidente che era sveglia da un bel po' di tempo e che aspettava. E sapete come sono i bambini il mattino di Natale? Se avesse potuto camminare, poverina, certamente si sarebbe alzata per andare a vedere che cosa le aveva portato Babbo Natale. E forse un'altra bambina avrebbe chiamato. E ma Colette è già una donnina. Si intuisce subito che pensa molto ed è più matura di quanto sia normale alla sua età. È una bambina come tutte le altre. Io le ho augurato buon Natale e le ho detto: guarda cara che cosa Babbo Natale ha lasciato in camera mia per te. Ma non credo che tutto questo possa interessare il signor commissario. No, perché no? Ma certo che gli interessa. È proprio quello che siamo venuti a riferirgli. Certo. Sapete che cosa mi ha risposto la bambina? Senza quasi guardare i giocattolini che le avevo portato? Mi ha detto: l'ho veduto. Hai veduto chi? Babbo Natale. Ma quando? Dove? Qui, questa notte, è venuto in camera mia. È proprio così che ci ha detto. Non vero, signora Martin? Con un'altra bambina io mi sarei limitata a sorridere. Ma vi ho detto che Colette è già una donnina. Non diceva per scherzo.
Ma come avrebbe potuto vederlo se era buio? Lui aveva una lampada di quelle portatili, dice Colette. Ah, allora avrebbe veramente visto qualcuno, eh? Sì, signor commissario. È per questo che ho insistito perché la signora Martin venisse a parlarvi. E poi ne abbiamo la prova. La bambina ha sollevato la coperta e ci ha mostrato nel letto stretta a lei una magnifica bambola che il giorno precedente non c'era in casa. Anch'io stavo per regalargliene una, beh, molto meno bella, che avevo comperato nel pomeriggio. La tenevo dietro alla schiena quando siamo entrate nella stanza. Allora, secondo voi un uomo si è introdotto questa notte in casa vostra, eh? Colette non è una bambina che dice bugie. È certa di aver veduto qualcuno vestito da Babbo Natale con la barba bianca e l'abito rosso. Ma quando è che si è svegliata? La bambina non lo sa. Durante la notte, dice. Ha aperto gli occhi perché ha avuto l'impressione di vedere della luce. Difatti, dice, c'era una luce che illuminava un tratto di pavimento davanti al caminetto. Io non capisco cosa possa essere, a meno che mio marito non ne sappia qualcosa più di me. Babbo Natale, ha detto Colette, era chinato sul pavimento, quasi accoccolato. E non ha avuto paura la bambina? No, ci ha detto che quell'uomo stava facendo un buco nel pavimento per scendere nell'appartamento di sotto dai Delors, che hanno un bambino di 3 anni. Quel camino è troppo stretto per Babbo Natale, ha detto. E l'uomo? Si è accorto d'essere guardato, pare che si sia alzato, che si sia avvicinato al letto dove ha posato una grande bambola, mettendo un dito sulle labbra per invitare Colette al silenzio. E lo ha veduto uscire? Sì. Attraverso il pavimento? No, per la porta. E in quale camera dà quella porta? Beh, sul pianerottolo, sulle scale, diciamo. È una camera che una volta veniva affittata a parte, indipendente. Comunica tanto con l'appartamento quanto con le scale. E non era chiusa a chiave? Oh, ma certo, non lascerei la bambina in una camera non ben chiusa. La serratura è stata forzata. È probabile, non lo so, la signorina Donker ha voluto venire subito da voi. Avete visto un buco nel pavimento? No, un buco proprio non si può dire, ma è evidente che 2 regoli del parquet sono stati sollevati. Ma avete idea di che cosa avrebbe potuto esserci sotto il pavimento? No. Non avete nessuna idea. Ma ci abitate da molto tempo in quell'appartamento? Beh, da quando sono sposata. Saranno 5 anni. E quella camera faceva già parte dell'alloggio? Sì. Sapete chi ci abitava prima di voi? Mio marito. Beh, quando lo sposai non era più un giovanotto e aveva già casa di suo. E quando tornava a Parigi dai suoi giri, desiderava sentirsi in casa propria. Ma non credete che abbia voluto fare una sorpresa a Colette, no? Si trova a 600 o 700 chilometri da qui. E dove, lo sapete? Dovrebbe essere a Bergerac. I suoi giri sono preordinati da tempo. È difficile che cambi itinerario. E in quale ramo lavora? Rappresenta gli orologi LAF per il centro e sud-est della Francia. È un'azienda molto importante, un posto eccellente. È il miglior uomo della terra. Dopo di voi. Insomma, se ho ben capito, questa notte un uomo si sarebbe introdotto in casa vostra mascherato da Babbo Natale. Così dice la bambina. Ma non avete sentito nessun rumore? No. La vostra camera è distante da quella della bambina? Beh, in mezzo c'è l'anticamera. Ho capito. E non avete sentito altri rumori? Ma non lasciate le porte di comunicazione aperte durante la notte? Beh, non è necessario. Colette non è paurosa e generalmente non si sveglia. Poi, se ha bisogno, c'è il campanello a mano sul comodino. Siete uscita ieri sera? No, signor commissario. Avete ricevuto qualcuno? Non ho l'abitudine di ricevere gente in assenza di mio marito. Vi siete coricata tardi? Beh, subito dopo che la radio ha trasmesso il canto di mezzanotte. Proprio prima avevo letto. Non avete sentito proprio niente da normale? No, ve l'ho già detto. Avete chiesto alla portinaia se qualche estraneo ha suonato per farsi aprire questa notte? Gliel'ho domandato io, dice di no. E questa mattina, signora Martin, non mancava niente in casa vostra? No. Non avete avuto l'impressione, non so, che qualcuno fosse entrato in anticamera? No. Boh, è strano. E adesso chi c'è con la bambina? Nessuno. È abituata a stare sola. Non posso mica stare in casa tutto il giorno, c'è la spesa da fare, le commissioni. Ah, sì, capisco. La bambina è orfana, mi avete detto. Di madre. Ah, il padre è vivo allora? E chi è? Dov'è? Beh, il fratello di mio marito, Paul Martin. In quanto a dirvi dov'è... Ma è tanto che non lo vedete? Beh, sarà un mese. No, di più, eravamo intorno ai Santi. Aveva appena finito una delle sue novene.
Come novene? Tanto vale dirvelo subito, visto che dobbiamo mettere in piazza gli affari nostri. Mio cognato, soprattutto dopo che ha perso la moglie, fa una brutta vita. Cosa intendete dire precisamente? Beve. Ah. Già prima beveva, ma non gli accadeva di ridursi in quello stato. Lavorava, aveva un ottimo impiego in un negozio di mobili al Faubourg Saint-Antoine. Dopo l'incidente... L'incidente occorso alla figlia? No, parlo dell'incidente nel quale gli morì la moglie. Ah. Una domenica lui ha preso in prestito l'auto di un amico per portare in campagna la moglie e la figlia. Sì. Colette era piccina. E quando è stato questo? Circa 3 anni fa. Hanno pranzato in un'osteria. Paul ha bevuto più del solito. Al ritorno si è messo a guidare cantando e una svolta c'è stato lo scontro. La moglie è morta sul colpo, lui ha avuto la frattura del cranio, è un miracolo che si sia salvato. E da allora non è più stato un uomo come si deve. Noi ci siamo prese la bambina in casa, praticamente l'abbiamo adottata. E Paul viene a trovarla di tanto in tanto, quando non è ubriaco, e poi riscompare. Ma non sapete dove vive? Chi lo sa, un po' di qua, un po' di là. Una volta l'abbiamo incontrato che si trascinava la Bastiglia come un mendicante. Certe altre volte vende i giornali agli angoli delle strade. Non ne parlo in presenza della signorina Doncoeur perché, disgraziatamente, tutto il caseggiato conosce la nostra vergogna. Ma non pensate che abbia avuto l'idea di travestirsi da Babbo Natale per venire a trovare sua figlia? No? Quello che ho detto subito alla signorina Doncoeur, ma lei ha tanto insistito per venire a vedervi. Lui non avrebbe avuto motivo di sollevare i regoli del pavimento. Ma chissà che vostro marito non sia tornato a Parigi prima del previsto. Certamente qualcosa del genere. Ecco, io non sono preoccupata. E se non fosse stato per la signorina Doncoeur, noi... Sì, sapete per caso dove il vostro marito potrebbe essere alloggiato, in quale albergo? L'hotel de Bordeaux, a Bergerac. Ah, non avete pensato di telefonargli? In casa non abbiamo il telefono, poi non mi pareva... Avreste niente in contrario che lo chiamassi io? Ma si sorprenderà, si domanderà che cosa sta succedendo. Beh, potreste parlargli voi stessa, ma no? Non è abituato alle mie telefonate. Beh, allora volete rimanere nell'incertezza? No, 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 gli parlerò, come volete. Ah, ecco. Stai facendo il dolcino? Sì, quello che piace a te. Sì? Ah, ma non sono ancora andate via? No, sono ancora via. Aspettiamo una telefonata. Ah, ecco qua. Scusa. Pronto? Ah, Bergerac, parlate. Pronto? Vorrei parlare col signor Martin. Sì, signor Jean Martin. A me non importa, svegliatelo. E sono andati a chiamarlo, mio marito stava ancora dormendo. Pronto, Jean, sei tu? E cosa? Ah, sì, buon Natale. E tutto bene, sì, Colette sta benissimo. No, non è soltanto per farti gli auguri che ti ho telefonato. Ma no, niente di male, non preoccuparti. E ti dico che non è successo niente di male. È solo la notte scorsa è capitata una cosa strana. Qualcuno, vestito da Babbo Natale, è entrato nella stanza di Colette. Ma no, non ha fatto niente. Le ha regalato una grossa bambola. Bambola, sì. E ha fatto qualcosa. Ha sollevato 2 regoli del pavimento che poi ha rimesso a posto alla meglio. La signorina Doncoeur, là vicino, ha voluto che venisse a parlarne col commissario che sta di fronte a noi. È da casa sua che ti parlo. E non capisci nemmeno io. Vuoi che te lo passi? Sì, glielo chiedo. E vorrebbe parlarvi. Pronto, sono il commissario Maigret. Ma sì, sì, come vi ha detto vostra moglie. State tranquillo. No, mi pare sia il caso che ritorniate immediatamente. Va bene, fate come volete.
Sì, sì, potete contare su di me per vostra moglie e per la bambina. Prego, vi ripasso vostra moglie. Lo vedi, il commissario dice che non c'è alcun pericolo. Ma no, non è il caso che tu interrompa il viaggio per tornare a Parigi. E ti prometto che ti telefonerò o ti telegraferò se ci sarà qualche novità. Sì, sì, torno subito da lei. A presto. Avete visto? Io non so come chiedervi scusa del disturbo, ma non è colpa mia. È certamente uno scherzo di cattivo genere. A meno che non sia una bella trovata di mio cognato. Sa, quando ha bevuto non si sa cosa è capace di combinare. Ma non pensate di vederlo oggi? Non credete che venga a trovare sua figlia? Dipende. Se ha bevuto, no, non si fa vedere quando è in quello stato. Preferisce essere in condizioni presentabili. Signor commissario... Posso chiedervi il permesso di venire tra poco a fare quattro chiacchiere con Colette? Io non posso impedirvelo, se credete che sia necessario. Grazie, signor Maigret, grazie. Quella bambina è così intelligente, vedrete. Vedrete. Prego, guardate. Arrivederci, signor commissario. Allora, tra poco, A più tardi. Senti, mi vuoi far scaldare un po' d'acqua per la barba? Quella dello scaldabagno è fredda. E come avevi deciso di non fartela? Beh, vabbè, ma devo uscire. Anche a Natale. No, ma solo qui di fronte, vado qui dalla signora Martin. Sei contento, confessalo. Oh, figurati. Proprio noi doveva capitare il turno di Natale. Vabbè, ma in compenso saremo liberi a Capodanno. Pronto. Squadra giudiziaria. Torrance, personalmente. Ah, sì, subito. È per te. È lui. Buon Natale, capo. Buon Natale, Luca. Niente di nuovo? Niente di speciale. Molto lavoro? Quasi niente, le solite cose di ogni Natale, qualche ubriaco, un paio di risse. Vorrei che cercassi di avere qualche informazione. Credo che potrai farlo per telefono. Prima di tutto, procurati l'elenco dei carcerati che sono stati dimessi da 2 mesi. Facciamo 3 mesi. Da quale prigione? Vabbè, da tutte le prigioni. Non interessarti che di quelli che hanno avuto almeno 5 anni. Sì. Vedi se ti riesce di sapere se qualcuno ha abitato in Boulevard Richard Lenoir. Richard Lenoir? Sì. Ma dove state voi, no? Sì, qui non sto io. Capito? Sì, ho anche scritto. Ah, un'altra cosa. Bisogna rintracciare un certo Paul Martin. C'è un alcolizzato senza fissa dimora che bazzica sovente nei pressi della Bastiglia. Bastiglia. Non arrestarlo, neanche molestarlo. Sì. No. Basta sapere dove ha trascorso la notte di Natale. Va bene. I commissariati potranno aiutarti, no? Sì. Aspetta. Guarda che c'è quest'altro, no? Ma come, manca anche quello? Sì, cosa posso fare? Ce l'ho mica strappato io, Dicevate, capo? No, parlavo con la signora Maigret. Scusate. Ah, non è tutto, caro mio. Chiama l'Hotel de Bordeaux a Bergerac. C'è un commesso viaggiatore, un certo Jean Martin. Ho capito, è l'alcolizzato, no? No, non è quello, quello è suo fratello. Un altro, andiamo. Scrivi. Sì, adesso scrivo il nome, Paul. Vorrei sapere se questo Jean Martin ha ricevuto qualche chiamata telefonica o telegramma da Parigi nella giornata o nella notte di ieri. Sì. E informarsi dove ha passato la serata. Va bene, vi richiamo quando saprò qualcosa? No, non subito, devo uscire, ti richiamerò io. Capo, è accaduto qualche cosa dalle vostre parti? No, non ancora, ma può accadere. Oh, entrate, signor Maigret. Buongiorno. Prego. Mi dispiace, la signora Martin è uscita. È uscita? Sì, è già un bel po'. Io gliel'ho detto che faceva male, che stavate per venire. Lei mi ha risposto che ieri non aveva fatto la spesa, che in casa non aveva niente e che più tardi non avrebbe trovato i negozi aperti.
Vado io alla bambina quando la signora Martin è fuori. Colette è tutta contenta di conoscervi. Ha soltanto timore che le prendiate la sua bambola. E quando ha deciso di uscire la signora Martin? Appena siamo ritornate da casa vostra, è uscita subito. Si è vestita completamente? Non capisco. No, immagino che per andare a fare commissioni nelle vicinanze non ci si veste come per andare al centro. Ma sì, sì, vestita di tutto, cappotto, capello, guanti. Ha preso la borsa della spesa. Aveva fatto colazione la signora prima di venire da me? No, non gli ho notato il tempo. Ma ha mangiato dopo? Nemmeno, appena una tazza di caffè. E questa è la colazione che ho data a Colette mentre la signora Martin si vestiva. Prego. Fresco. In casa c'è tutto che bisogno aveva di uscire. Conoscete bene voi la signora Martin? Beh, siamo vicine, capite? E la vedo più spesso da che Colette in letto, perché mi prega di badare alla bambina quando lei deve uscire. Esce spesso? No, poco, solo per le commissioni indispensabili. E dov'è la camera della bambina? Di qua, prego. Signorina Donquette. Eccomi, cara, eccomi. Scusate. Questa è la camera da pranzo. Di chi sono questi ingrandimenti fotografici? Il papà e la mamma del signor Martin. Non ci sono fotografie dei parenti della signora Martin, no? Non ho mai sentito parlare dei suoi parenti. Signorina Donquette. Eccomi, eccomi. Buongiorno. Siete voi il commissario? Sì, sono io, ma non aver paura. Io non ho paura. Mamma Lorena è ritornata. Mamma Lorena? La signora Martin si chiama Lorena. Voi ci credete che è stato Babbo Natale a venire a trovare questa volta? Oh, certo che ci credo. Mamma Lorena non ci vuol credere. Non mi crede mai. Oh, che stordita. Scusatemi, vado un momento in casa mia a vedere se non ho lasciato niente sul fuoco. Prego. Vuoi molto bene a mamma Lorena? Sì, signore. E a tuo papà? Quale? Io ne ho due di papà, il papà Jean e il papà Paul. Ah, e tanto che non vedi papà Paul? Non lo so, forse delle settimane. Mi ha promesso un regalo per Natale, ma non è ancora venuto, deve essere stato malato. È malato spesso? Sì, e quando è malato non viene a trovarmi. Uh-huh. E papà Jean? È in viaggio, ma tornerà a Capodanno. Forse allora avrà il posto fisso qui a Parigi e non dovrà più viaggiare. Da quando sei in letto sono venuti molti amici a trovarti? Quegli amici, le compagne di scuola non sanno dove abito. E anche se lo sapessero, non potrebbero venirmi a trovare da sole. Beh, qualche amico di mamma Lorena o di papà? Non viene mai nessuno. Mai? Ne sei proprio sicura? Solo l'uomo del gas o della luce. Li sento perché la mia porta è quasi sempre aperta. Li conosco. Due volte soltanto è venuto qualcun altro. Tanto tempo fa? La prima volta è stato dopo la mia disgrazia. Lo ricordo perché era appena uscito il dottore. E chi era? Non l'ho veduto. Ho sentito bussare all'altra porta. Poi mamma Lorena ha aperto. Ho sentito una voce d'uomo. Subito dopo mamma Lorena è venuta a chiudere la porta. Hanno parlato a bassa voce per un bel po'. Dopo mi ha detto che era venuto a seccarla per un'assicurazione. Non so che roba sia. È più tornato? 5 o 6 giorni fa. Questa volta era di sera. Mamma Lorena aveva già spento la luce in camera mia. Non dormiva ancora. Ho sentito bussare, poi parlare a bassa voce, come l'altra volta. Ma non poteva essere la signorina Doncoeur? Mi pare che venga spesso la sera a tenere compagnia a mamma Lorena. No, no, era un uomo. Io ho avuto l'impressione che le dicassero. Tanto che ho avuto un po' di paura.
Ho chiamato, mamma Lorena è venuta e mi ha detto che era di nuovo quello dell'assicurazione e che dormissi. E si è fermato molto? Non lo so, mi sono addormentata. Ma tu non l'hai visto nessuna delle due volte? No. Riconosceresti la sua voce? Certo. Anche se parla sottovoce? Sì, proprio perché parla sottovoce. Sembra un moscone. Posso tenermi la bambola che mi ha portato Babbo Natale? Ah, sì, certo, certo, la puoi tenere. Volete vederla? Sì, mi farebbe piacere. È bella, vero? Bellissima, bellissima. Molto bella. E copriti adesso, non prendere freddo, eh? Anche mamma Lorena mi aveva comperato una bambola. Meno grande di questa perché lei non è ricca. Me l'ha mostrata stamattina prima di uscire. Poi l'ha rimessa nella scatola, perché siccome ho già questa, non ho più bisogno. Dice che il negoziante la riprenderà. Era qui Babbo Natale che lavorava quando l'hai visto? Sì, lì. Ah, e non se n'è avuta male che tu lo guardassi? No, signore, stavo facendo buco nel pavimento per scendere dal bambino che sta di sotto. Ah, e non ti ha detto niente? Ha sorriso, mi pare, non sono sicura, perché aveva tutta quella barba. C'era poca luce, però sono sicura che ha messo un dito sulle labbra perché non gridassi. I grandi non devono vederlo, lo sapete? Oh, sì, sì, sì. Voi l'avete già visto? Beh, tanto tempo fa, sì. Quando eravate bambino? Sì, quando ero bambino, sì. Ah, questa forse è mamma Lorena. È stata buona? Ah, sì, sì, sì. Oh, buonissimo. Oh, mi dispiace di aver fatto aspettare, ma dovevo fare delle compere e dopo avrei trovato le botteghe chiuse. Non avete incontrato nessuno? No, perché? No, pensavo che qualcuno vi avrebbe fermato per parlarvi, no? Colette. Che, ah. Siete tornata, signora Martelli? Sì, in questo momento. Signorina Donker, volete essere così gentile di far compagnia a Colette? Io vado di là con la signora Martelli. Certamente. Grazie. Volentieri. Copriti bene, cara, eh? Non prendere freddo. Non volete accomodarvi? Io vado a appoggiare un momento la borsa in cucina. No, vengo con voi. Non è il caso di fare cerimonie. Come volete. La signorina Donker è tutta eccitata, non è vero? È un'ottima occasione per una zitella. Soprattutto per una zitella che fa raccolta di ritagli di giornale che parlano di un certo signor commissario. Oh. E che finalmente è riuscita a portarselo in casa, si può dire. Permettete che fumi? Oh, anzi, prego, così ne approfitto anch'io. Ah, permettete prego. Che... Prego. Voi non lavorate, signora Martin? Non vedo come potrei lavorare, badare alla casa, alla bambina. Del resto mio marito non mi permette di andare a lavorare. Ma prima di conoscerlo lavoravate, però. Ma certo, dovevo pur guadagnarmi da vivere. Certo. Ma non volete accomodarvi? Grazie. Dattilografa? Un po' di tempo. Quanto? Da averne abbastanza. E lavoravate ancora quando vi siete sposati? Scusate se vi faccio tante domande, ma... Oh, è il vostro mestiere. Dunque, siete sposata da 5 anni. E in quel periodo dove lavoravate? Anzi, scusate, voglio chiedervi un'altra cosa. Quanti anni avete? 33. Ah. E perciò allora ne avevo 28 e lavoravo da signor Laurier in Palais Royal. Ah. Beh, segretaria, eh? Il signor Laurier aveva una gioielleria, o per meglio dire un negozio di souvenir di monete antiche. Conoscete quel genere di negozi che sta a Palais Royal? Mm-hmm. Io ero la sua commessa, la segretaria, la contabile. Beh, badavo io al negozio quando lui si assentava. Ho capito. Era sposato? Sì, e aveva 3 figli. E l'avete lasciato per sposare il signor Martin? Beh, non proprio. Jean non aveva piacere che io lavorassi, ma in quel tempo non guadagnava molto. Io avevo un'ottima paga. Beh, per i primi mesi sono rimasta al lavoro. Ecco, e poi? Poi è successa una cosa molto strana e inaspettata. Mm. Una mattina vado al negozio e trovo la porta chiusa. Ho aspettato pensando che il signor Laurier fosse in ritardo. Non abitava lì? No, stava con la famiglia a Rue Mazarin.
alle 9:30 ho cominciato a preoccuparmi. Beh, e cos'era successo? Beh, ho telefonato alla moglie, lei mi ha detto che il marito era già uscito dalle 8. Poi la moglie è venuta al negozio e lui non si era ancora visto. Beh, siamo andate insieme al commissariato. Per dirvi la verità, non hanno preso la cosa molto sul tragico. Hanno chiesto se era malato di cuore, se aveva qualche relazione con delle donne. Non lo si è mai più rivisto. Non ne avete mai più saputo niente? Niente, scomparsi. E il negozio? Beh, la moglie lo ha ceduto, ha preso un negozio di mercerie qui nei paraggi. Siete rimasta in relazione con lei? Beh, sì, la vedo qualche volta, di rado, quando vado al negozio. È molto tempo che non la vedete? Saranno 6 mesi. Ha il telefono? Non lo so, perché? Niente, che tipo d'uomo era quel Laurier? Volete dire fisicamente? Beh, fisicamente, per cominciare. Beh, alto, più di voi, e più grosso. Sì, un uomo alto e grosso, ma grasso flaccido, capite? Non troppo curato. Conoscevate le sue abitudini? So che veniva a piedi tutte le mattine al negozio, un quarto d'ora prima di me. Parlava poco. Se ne stava tutto il giorno nel retrobottega, che del resto era anche il suo ufficio. Avventure con donne? Chi lo sappia, no. Ma non... Scusate, non vi faceva la corte? No. Beh, però ci teneva molto a voi, eh? Credo che gli fossi molto utile. E vostro marito non l'ha mai incontrato? Beh, visto, sì, ma non gli ha mai parlato. Jean veniva a prendermi all'uscita, ma lontano dal negozio. Vi basta o volete sapere altro? Beh, vi faccio osservare, signora Martin, che siete stata voi a venirmi a cercare. Sì, perché quella matta ha colto al volo l'occasione per vedervi da vicino e mi ha quasi trascinata con la forza. Non avete molta tenerezza per la signorina Doncœur? Non mi piacciono le persone che ficcano il naso negli affari degli altri. La signorina Doncœur è una ficcanaso? Con la scusa della bambina è sempre tra i piedi. Oh, io non ho niente da nascondere. E in quanto alla bambina... Che ci crediate o no, io ho sempre fatto tutto ciò che si deve e quanto ho potuto per lei. Alla signorina Doncœur ogni 5 minuti viene, bussa, viene dentro e Colette come sta e volete che le vada io mentre voi uscite sempre tra i piedi. Ci scommetto che quando sono fuori fruga nei miei cassetti. Però la sopportate. Beh, per la bambina Colette le si è affezionata e anche mio marito. Come? Sì, quando era ancora da sposare mio marito è stato molto malato e la signorina Doncœur lo ha assistito. Avete restituito la bambola che avevate acquistato per Colette? Avete parlato con la bambina? No, non l'ho restituita per la semplice ragione che oggi il negozio è chiuso. Volete vederla? No. Potrei sapere dove siete stata poco fa? A fare la spesa. Qui nel quartiere? Nel quartiere. Se non sono indiscreto... Potrei sapere cosa avete comperato. Guardate voi. Oh, quanta roba. Ah, le sardine portoghesi. Buone queste. Soddisfatto? Sì, sì. Volete sapere altro? Beh, desidererei conoscere il nome del vostro agente di assicurazioni. Il mio agente di assicurazioni? Sì, l'agente di assicurazioni che è venuto a trovarmi. Avete parlato del mio agente come se davvero avessi delle assicurazioni. È sempre Colette che vi ha dato l'informazione, vero? Sì, è venuto un tizio uno o due volte. Uno di quelli che bussano alla porta per dare scocciatura alla gente e che non si sa come metterli fuori. Da principio ho creduto che vendesse degli aspirapolvere e invece era un agente di assicurazioni sulla vita. Ma si è fermato molto? No, il tempo di dirgli che né io né mio marito avevamo bisogno di assicurazioni e di metterlo alla porta. E di quale società era? Ma me lo ha detto, ma non me lo ricordo. La mutua. Ed è ritornato poi? Sì. Di solito a quale ora voi spegnete la luce in camera di Colette la sera? Beh, in questa stagione verso le 7:30, ma poi anche al buio io mi fermo da lei a raccontarle delle storie. Ah, così la seconda volta che l'agente di assicurazione è tornata era
Erano già passate le 7:30. Probabile. Sì, stavo appunto lavando i piatti. E l'avete lasciato entrare? Aveva messo un piede in mezzo alla porta. Aveva messo un piede in mezzo alla porta. Ma sapete se è andato anche dagli altri inquilini della casa? Ma non lo so. Ma solo perché una bambina ha visto, ha creduto di vedere Babbo Natale, voi da più di mezz'ora mi state facendo delle domande come se avessi commesso un delitto. Se ci fosse qui mio marito. Ma... volete sapere altro? No, per il momento. O in caso il vostro cognato venisse oggi, come pare abbia promesso alla bambina, vi sarei grato se mi avvertiste o se lo mandaste da me. Adesso vorrei dire due parole alla signorina Doncoeur. Se volete ve la chiamo. Se non mi dispiace. Chi ci abitava in questo alloggio prima che venisse a starci il signor Martin? Un ingegnere. Non mi ricordo più il nome. Ah, ma deve avercelo scritto da qualche parte. Abitava con la moglie e la figlia, sordomuta. Sono andati ad abitare in campagna. Lui deve essere morto. Era già vecchio. In questi ultimi tempi è venuto a trovarvi un agente di assicurazioni? No, nessuno. No. Volete bene voi alla signora Martin? Perché? No, domando se le siete affezionata, se le volete bene. Per me, come dire... beh, se avessi un figlio non sarei tanto contenta di averla come nuora. Io molte volte mi dico, povero uomo quel signor Martin, lui che è così buono, così gentile. Ma credete che non sia felice con sua moglie, no? No, io non dico questo, non ho niente da rimproverarle, ma il tipo, il carattere. Ma quale tipo, scusate? Non so, voi l'avete vista meglio di me, riconoscete queste cose? Non mi sembra una donna vera, per esempio... Credo che non abbia mai pianto in vita sua. Educa bene la bambina, non c'è che dire, ma credo che non le abbia mai detto una parola affettuosa. E sono sicura che le ha detto che Babbo Natale non esiste. Per fortuna Colette non le crede. Ma avete mai... scusate. Avete mai incontrato il padre della bambina? Di rado, per le scale. Passa a testa bassa, come se si vergognasse. Si vede che si spazza dagli abiti prima di venire, ma li ha sempre tutti sgualciti, come se dormisse vestito. No, non credo sia stato lui, signor Maigret. Non è uomo capace di fare una cosa simile. O se l'avesse fatto, avrebbe dovuto essere molto ubriaco. Se quella bambina è infelice. Non credo possa esserlo con quella donna. E poi era tutto così poco naturale, così strano. No, semmai puoi dire il contrario, almeno a mio modo di vedere. È appunto questo che mi mette un po' in imbarazzo. Vedi, è la prima volta nella mia professione che devo interessarmi di una faccenda caduta in una casa che potrebbe essere la mia. Come la tua? Ma sì, il caseggiato dei Martin è quasi identico al nostro. Stesse mura, scale, disposizioni. Martin avrebbero potuto benissimo abitare qui, sul nostro stesso pianerottolo. E saresti stata tu, al posto della signorina Doncoeur, a badare alla bambina quando la signora Martin deve uscire. Ma pensa che in camera da pranzo hanno due ingrandimenti fotografici del padre e della madre di lui. Precisi, identici a quelli di mio padre e di mia madre. Si direbbe che li ha fatti lo stesso fotografo. E appunto questo, vedi, che mi disturba, mi impedisce di vederci chiaro. Ecco, perché ho l'impressione di, non so, di rovistare fra la roba e fra la gente di casa mia. Ma... la portinaia, è sicura che non sia venuto nessuno dal di fuori? Ah sì, fino a poco fa era sicurissima, adesso un po' meno. Dice che ha avuto degli amici in casa fino a mezzanotte e mezza, poi si è coricata. Poi c'è stato un gran andirivieni per le scale, come tutte le notti di veglia abituali, eh? Tu credi che possa accadere ancora qualche cosa? Ma è appunto questo, vedi, che mi...
È il comportamento di quella, chiamiamola madre, che non mi piace. Già. Se non ci fosse stata la signorina Doncare, lei non sarebbe venuta a cercarti. Se ne sarebbe stata zitta. Ma appena via di qui è corsa fuori, chissà dove. Poi. A fare che cosa? A parlare a chi? Sapessi rispondere a questa domanda, forse avrei risolto la faccenda. Sono Maigret, datemi Luca. Sì, capo, sono Luca. Ho fatto quello che desideravate. Ho qui l'elenco di tutti i carcerati dimessi negli ultimi 4 mesi. Però non mi pare che ce ne sia nessuno che abbia abitato nei vostri paraggi. No. Volete che esamini ciascun caso separatamente? No. Hai notizie di Paul Martin? Che l'alcolizzato? No. Invece non ci è voluto molto. Lo conoscono i vari commissariati tra la Bastiglia e il Palazzo di Città a Saint-Michel. E che cosa ha fatto questa notte? Un momento, capo, scusate. Che c'è? Cosa di Martin? Ho bisogno del rapporto, non ce l'ho qui a mano, capo, scusatemi un momento. Ecco. Dunque, prima è andato a mangiare nella baracca dell'esercito della salvezza. Mangiato male, io. Direi. Poi verso le... Cosa è scritto qua? 11. Ma che cosa fa? Non ho scritto io il rapporto, capo. Poi verso le 11 è andato al quartiere latino davanti a un locale notturno. A fare che cosa? Ma non lo so, cosa faceva? Apre gli sportelli delle banche. Dunque, apre gli sportelli delle automobili, capo. Va bene. Deve aver fatto un po' di soldi perché poi verso le 5 della mattina l'hanno trovato ubriaco fradicio in mezzo alla strada e l'hanno messo in guardina. Dovrebbero portarmelo qui da un momento all'altro, no? Ma la faccenda di Bergerac? Bergerac? Sì. Volete dire l'altro Martin, Gianni, il fratello? Andiamo, svegliati. Sì, capo, io ho telefonato, Ho telefonato, ma pare molto sorpreso, impressionato per la telefonata di questa mattina. Tant'è vero che prende il primo treno del pomeriggio e torna a Parigi. Ma ha ricevuto una sola telefonata? Sì, una sola questa mattina, ma ieri gli hanno telefonato durante l'ora di cena. La cassiera dell'albergo dice che era una voce d'uomo che chiedeva del signor Martin. Poi quando questo è andato all'apparecchio non c'era più nessuno. L'incidente gli ha guastato la serata, il che poi non gli ha impedito di uscire con degli amici e un paio di ragazze. Ah. E tutto quanto volevate sapere, capo? Sì. Ma è stato commesso un delitto dalle vostre parti? Per il momento non è che una storia di Babbo Natale e di bambole. Un momento, Luca. Sì? Vorrei che tu cercassi di procurarti il nome del direttore della rappresentanza a Parigi, degli orologi là. Avenue de l'Opéra, si vuole il numero del telefono. Anche se, se è festa potrai scovarlo in qualche modo. Richiamami, appena sai qualche cosa. Sì, capo. Vieni. Grazie. Di che colore sono i suoi occhi? I suoi occhi? Che? Gli occhi della bambina. Beh, francamente non saprei dirtelo. Ad ogni modo sono singolarmente seri. Perché non guarda le cose come una bambina. Ride? Beh, non ho avuto occasione di ridere. Una vera bambina trova sempre l'occasione di ridere. Basta che abbia fiducia, che si senta in confidenza, che le si lascino i pensieri della sua età. Non mi piace quella donna. Boh, preferisci la signorina Doncœur? Sì, per quanto zitella io sono convinta che sa prendere la bambina molto meglio di quella signora Martin. Se l'ho incontrata qualche volta nei negozi. È di quelle che sorvegliano il peso e tirano fuori i denari dalla borsa con aria sospettosa, come se tutti fossero lì per truffarli. Pronto? Maigret, quella donna non mi piace. Pronto? Pronto, capo, sono Luca, quel Paul Martin, l'alcolizzato. Non capisco niente, parla forte. Ma non posso parlare forte, aspettate un momento, devo far chiudere la porta. Torrance, va a chiudere la porta, per favore, se no mi sente qui in saletta, capo, capito? Dunque,
Pare addirittura sconvolto, per essere stato condotto qui. Da principio ho creduto fosse caduta una disgrazia a sua figlia e si è messo a piangere. Ma adesso è calmo, rassegnato, la sbronza gli è passata, ma deve essere stato piuttosto male. Beh, cosa ne faccio? Ve lo mando? Beh, c'è qualcuno che può accompagnarmelo? Come no, c'è Torras qui, non vede l'ora di prendere una boccata d'aria. Questa notte ha fatto bisboccia. E non sa come difendersi dal sonno. Allora che ve lo mando con Torras, capo? Va bene. Aspettate un momento, ho qui l'indirizzo e il numero di telefono del direttore della LAF. Dunque, Avenue de l'Opera. Aspetta un momento. Come ti parla? Dunque, Godfroy. Sì, Avenue de l'Opera. Lo so. Numero di telefono, Opera 3467. 4, 6, 7, va bene. Ma sì. Ancora una cosa, Luca. Mettiti in contatto col commissariato di Palais Royal. Sì. Circa 5 anni fa, un certo Lorieux, che aveva una bottega di oreficerie e monete antiche, è scomparso senza lasciare traccia. Sì. Ecco, vorrei avere informazioni su tutto ciò che si sa di lui e sul suo caso. Sì, vabbè, li chiamo io, capo. Mi chiami tu, io non mi muovo, eh? Sì, capo. Pronto qui il commissario Maigret, polizia giudiziaria. Io desidererei parlare col signor Godefroy, direttore della LAF Francia. Sono io? Ma cosa succede? No, niente di grave, non preoccupatevi. Voi avete alle vostre dipendenze un certo Martin, Jean Martin. Jean Martin, ma certo, è uno dei migliori elementi della mia ditta. Lo conoscete? Beh, veramente... Avete qualche motivo grave per occuparvi di lui? Beh, non in particolare, non... Mi pareva... Oh, è una persona per bene. In questo momento è fuori di Parigi, eh? Qualcuno ha telefonato chiedendo di lui? Lasciatemi pensare. Ah, sì, ieri mattina. Sì, va bene. No, non ho ancora altro. Grazie tante, signor Godefroy. Sì, grazie, buongiorno. Hai sentito? Ho sentito quello che hai detto tu, ma non quello che ti hanno risposto. Era il principale di Jean Martin. Mi diceva che un uomo ha telefonato ieri mattina per sapere dove si trovava Jean Martin. Lui gli ha dato l'indirizzo di Bergerac. Era certamente la stessa persona che ha telefonato a Bergerac per accertarsi che Martin era sempre là, e poter introdursi poi nella camera della bambina senza rischio. Ah, tu credi che sia la stessa persona? Oh, quasi certamente. Quasi certamente. E ciò provi, in ogni caso vedi che Paul Martin non c'entra per niente. No, lui non aveva bisogno di fare tante telefonate. Poteva, senza destare sospetti, rivolgersi direttamente alla cognata. Cominci a eccitarti, no. Confesso che sei felice che ti sia capitata questa faccenda tra capo e collo. Sì, figurati. È naturale. Interessa anche me. Per quanto tempo credi che la bambina... dovrà tenere ancora l'ingessatura? Non mi sono informato, non so. Se non fossero sopravvenute delle complicazioni, a quest'ora sarebbe già in piedi, poverina. Ah, bravo, mica stupido quello che hai detto, eh? Perché che cosa ho detto? Siccome la bambina è in letto da 2 mesi, probabilmente non ne avrà più per molto, a meno di complicazioni veramente gravi. Per i primi tempi almeno dovrà camminare con le grucce. No, non è questo il punto, no. No, fra qualche giorno o al massimo fra qualche settimana la bambina uscirà dalla camera, le capiterà l'ora di andare a spasso con la signora Martin, la via sarà libera, allora sarà facilissimo introdursi all'appartamento senza mascherarsi da Babbo Natale. Già, questo è vero. Sì, allora è la presenza della bambina nella camera che ha costretto quest'uomo a ricorrere a uno stratagemma, poi così. E siccome la bambina è in letto da 2 mesi, sono forse 2 mesi che quell'uomo aspettava. E senza la complicazione che ha ritardato la guarigione, i regoli del pavimento avrebbero potuto essere sollevati almeno 3 settimane fa. Ma dove vuoi arrivare? Ah, niente, niente. O meno sono riuscito
a pensare che quell'uomo non poteva più aspettare, che aveva dei motivi impellenti per agire senza ritardo. E da tanto più che il signor Martin sarà di ritorno dal suo giro d'affari fra qualche giorno. Certo. No, anzi, arriva questa sera. Ma che cosa hanno potuto trovare sotto al pavimento? Boh, avranno poi trovato veramente qualche cosa. Se il visitatore non ha trovato niente, la questione per lui rimane urgente come lo era ieri e quindi agirà nuovamente. Oddio, e come? Ah, questo non lo so. Dimmi, Maigret, ma sei tranquillo per la piscina? Ma tu credi che sia al sicuro con quella donna? Potrei risponderti se sapessi dove la signora Martin è andata questa mattina con la scusa di fare la spesa. Scusa un momento. Pronto? Sono Maigret, datemi Luca. Mi dai, mi ferirei onestamente. Senti, Luca? Sì, capo? Sì, sono io. Vorrei adesso che ti intendo... Ah, sì, ci sono. No, niente, parlavo con la signora Maigret. Vorrei che ti interessassi dei taxi. Ah, subito, capo, ma... Come, datemi parlare? Mi interrompi sempre. Vabbè, capo, ma saranno centinaia di taxi. Sì, va bene. Dunque, io voglio sapere se questa mattina, fra le 9:30 e le 10, sì? Un taxi... ha caricato la signora nei pressi di casa mia. E dove l'ha portata? Sì. E capo, com'è questa donna? Beh, sì, è bionda, sui 30 anni, alta, pienotta. Un tagliere, un capellino, una borsa per la spesa. Sì. Beh, non dovrebbero essere molti i taxi in giro questa mattina, capito? Capito, capo. E ho anche preso nota. Sì. C'è altro? Tu non hai notizie, niente? Dunque, è arrivato da voi Torrasco? No, non è ancora arrivato. Beh, sarà lì a momenti. Sì, stanno suonando adesso. Notizie di quel Laurier, il gioielliere scomparso? Aspetta da un momento all'altro una chiamata dal commissariato di Palais Royal. Allora mi chiami subito, eh? Sì, capo. Va bene. Chi è? Buon Natale, capo. Ah, allora. Venite avanti. Buon Natale. Voi. Ecco qua, questo è Paul Martin, capo. Ah, buongiorno, signor Martin. Buongiorno. Ecco qua. Bicchierino, eh? Grazie. Giorno di Natale. Ecco qua. La vuoi tornare? Grazie. Siamo a te? Prego, 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 non fate complimenti. Salute. Salute. Anche alla vostra, signor Martè. Scusatemi se vi ho fatto venire fin qui, ma sarete più vicino per andare a trovare vostra figlia. Non le è mica capitato niente, no? No, l'ho visto stamattina che giocava con la sua bambola. No. Toras, puoi andartene. Sì. Credo che Luca abbia del lavoro per te. Bene, capo. Arrivederci, ancora auguri, eh? Grazie. Accomodatevi, signor Martin, accomodatevi e bevete. Ecco. Vi prego, rassicuratevi e sappiate innanzitutto che io sono al corrente delle vostre traversie. Io volevo andarla a trovare questa mattina. Avevo giurato di andare a dormire e alzarmi presto per venire qui a augurarle buon Natale. Sì, sì, appunto, so anche questo. Ma poi succede sempre così. Giuro di non bere più di un bicchierino, tanto per tenermi su e poi... Sì, ho capito. Beh, voi avete solo un fratello, signor Martin? Sì, sì, Jean, di 6 anni più giovane di me. Con mia moglie buonanima e mia figlia è tutto quello che ho al mondo. Non volete bene a vostra cognata? Ma io non ho niente da dire sul conto di Lorena, no. No? No. Tanto le avete affidato la bambina, eh? Beh, affidato... Sì? Beh. Quando mia moglie è morta io ho cominciato a lasciarmi andare e... Capisco perfettamente. Però la bambina è contenta, no? Contenta? Non si lamenta. Ma non avete tentato di rimettervi sulla buona strada, signor Martin? Sì, io tutti i giorni dico di farla finita con questa vita, poi il giorno dopo sono da capo. Sono anche andato da un medico, mi ha dato dei consigli. E li avete seguiti? Beh, per qualche giorno sì, poi sono tornato e mi ha fatto dire che non aveva tempo da perdere e che avrei fatto bene a farmi
ricoverare in una clinica specializzata. Salute. Vi è mai capitato di incontrare degli uomini in casa di vostra cognata? No, non credo che le si possa rimproverare niente del genere. Sapete dove vostro fratello l'ha conosciuta? Sì, in una trattoria, il Beaujolais, vicino a dove lavorava lei. Lui aveva qui il suo ufficio e lei aveva vicino il suo negozio. E sono stati fidanzati per molto tempo? Ma non so, lui era in viaggio per 2 mesi, poi quando è tornato mi ha detto che si sposava. Ah, siete stato testimone alle nozze? Sì. Per lei c'è andata la padrona della pensione, non c'ha nessuno a Parigi, è orfana. Ho capito. E ma perché? È accaduto qualche cosa? No, io perlomeno... Questa notte un uomo si è introdotto nella camera di Coletta vestito da Babbo Natale. Non le ha fatto niente? No, anzi, le ha regalato una bambola. Quando la bambina si è svegliata, quell'uomo stava sollevando 2 regoli del pavimento. Credete che io sia in condizioni decenti per andarla a trovare? Ma ci andrete fra poco. Anzi, se desiderate potete farvi la barba qui da me, mettervi un po' in ordine, eh? Pensate che vostro fratello possa avere, non so, l'idea di nascondere qualche cosa sotto il pavimento? No, neanche se avesse qualche cosa da nascondere alla moglie? No, non lo conoscete abbastanza. Allora, quando torna le racconto come al suo principale. Lei sa esattamente quello che lui guadagna, quello che spende, no? Ho capito, ma è gelosa. Beh, signor Martin, fareste meglio a dirmi quello che pensate. C'è di mezzo vostra figlia. Gelosa? No, non credo. Interessata, forse. Beh, almeno mia moglie diceva così, non le piaceva. Perché? Perché diceva che ha le labbra troppo sottili, che è fredda. Mia moglie diceva che aveva sposato mio fratello per interesse, per la posizione, l'appartamento. Ah, ho capito, perché era povera. Lei non parlava mai della sua famiglia. Però noi abbiamo saputo che il padre era morto quando lei era bambina e che la madre andava a servizio. Secondo voi era l'amica del suo vecchio principale o no? Chi? Quell'Orilieu? Sì, quell'Orilieu. Venite, signor Martin, venite, vi preparo un caffè. Venite, signor Martin. Senti, vorrei saldare un po' di caffè. Sì, te lo scaldo io. No, faccio io, scusami, sai, faccio io. Accomodatevi, signor Martin. Accomodatevi. Vostra moglie, dico, doveva avere una sua opinione sui rapporti tra vostra cognata e il suo principale, no? Beh, mia moglie non parlava mai male di nessuno, ma... Per Lorena aveva una specie di repulsione, una repulsione fisica. Sì? Forse ho fatto male a lasciarle la bambina, ma io me lo rimprovero continuamente, ma che cosa potevo fare? Ah, certo. Non mi avete risposto alla mia domanda. Sì, sui rapporti fra Lorena e il suo principale. Beh, mia moglie diceva che era comodo aver sposato un uomo che è sempre in viaggio. Ma sapete dove abitava prima di sposarsi? Sì, a Boulevard Sebastopol, venendo da Rue Rivoli a destra, verso il Boulevard. Ah, sì, ho capito. Rue Pernelle. Rue Pernelle, sì, c'è una piccola pensione, abitata da gente che lavora nel quartiere. C'erano anche delle attricette allora. Ah, certo. Scusate. Avete un po' di caffè? Che vi farà bene. Basta? Sì. Mettete lo zucchero. No. Okay. Ah, non mettete zucchero, come me. Salute. Salute. Ecco, venite di qua così potete farvi la barba, eh? No, ma non vorrei disturbare. No, nessun disturbo, guardate, qui c'è il bagno, qui a sinistra. Grazie. Ecco. Guardate, qui c'è il rasoio. Il pennello, ecco qua.
Non preoccupatevi che tanto non sono quelli che adopero io. No, ma io... No, qui c'è il mentolino con l'acqua calda, per la barba, potete rassettarvi, la spazzola. Se avete bisogno di qualche altra cosa, mi chiamate, io tengo le porte aperte. Grazie. Prego. Grazie. Che sta facendo? Sta facendo la barba. Pronto, sono Maigret, passatemi Luca. Sì, capo, sono io, Luca, al telefono. Ah, è necessario che tu stia in ufficio? Puoi muoverti? Sì, sì. Vabbè, allora lascia Torrance al tuo posto, eh. Mm. E fila a Rupernel. Sì. C'è un alberghetto, una pensione, c'era qualche anno fa. Beh, io penso che ancora siano gli stessi proprietari, perlomeno che tu possa trovare qualcuno che abitava lì o ci lavorava qualche anno fa. Vorrei tutte le informazioni possibili sul conto di una certa Lorena. Lorena? Lorena come? Lorena. Aspetta un momento. Sì. Ciao Martè. Sì, signor commissario. Come si chiamava la ragazza vostra cognata? Boate. Lorena Boate. Grazie. Pronto? Sì. Dunque, Lorena Boatel. Lorena Boatel, sì. Sì, la padrona della pensione è stata sua testimone al matrimonio con Martin. Voglio sapere se riceveva gente e chi. Fai presto, eh? È forse più urgente di quanto lo pensiamo. Sì, corro subito in Rupernel. No, un momento, capo, non chiudete. Volevo dire quello che ho saputo di quell'Orieu. Insomma, era un tipo piuttosto equivoco, eh? Nella sua bottega, più che vendere souvenir e monete antiche, faceva uno sporco traffico, sapete, non si è mai potuto andare a fondo per via di certi personaggi che erano suoi clienti. Sì, e della commessa quella Lorena Boatel? Ah, il rapporto che mi ha mandato il commissariato di Palais Royal è stato fatto dopo la scomparsa di Lorieu, così che della commessa non si parla molto, ma il fatto più importante, e questo mi pare almeno, poco prima della sua scomparsa, Lorieu era stato segnalato come contrabbandiere d'oro. Faceva dei viaggi in Svizzera un paio di volte al mese. L'hanno tenuto d'occhio, l'hanno anche perquisito un paio di volte alla frontiera, ma non hanno trovato niente, purtroppo. Ecco, questo è tutto, mi pare. Va bene, Luca. Beh, adesso fila a Rupernel. Sì, capo. Ah, ecco, grazie a te. Io non so come ringraziarla. Adesso andate da vostra figlia. Io non so quanto abitualmente rimanete con lei, ma è bene che questa sera rimaniate là fino al mio arrivo, Ma non posso trattenervi lì tutta la notte. E perché no? Se fosse necessario, sì. Credete che ci sia del pericolo? No, non lo so, ad ogni modo il vostro posto è là vicino a lei. Andate, aspettatemi, Andate, arrivederci, signor Martè. Ma non può andare a trovare sua figlia a mani vuote il giorno di Natale. Dagli questo. Cos'è, un ditale? È d'oro, è una cosa che fa sempre piacere a una bambina. Va, sbrigati, chiamalo. Sì. Zio Martin, date questo a vostra figlia, ma non dite chi glielo manda. Beh, avrei finito di farmi fare Babbo Natale. Io sono sicura che le piacerà più della bambola. Sì. Perché è un regalo da persona grande, capisci? Eccolo là, sta entrando adesso. Credi che guarirà dal bere? Ne dubito. Senti. Eh? Se capitasse qualche cosa a quella donna. Beh. Alla signora Martin. Beh? Niente. Se io penso alla bambina, mi domando che cosa ne sarebbe. Ma se non l'hai nemmeno veduta. La padrona della pensione di Rupernel è morta 2 anni fa, ma io ho avuto fortuna lo stesso, eh? È buono, capo, questo dolce, è squisito. L'ha fatto la signora Maigret. Complimenti. Dicevo,
Ho avuto fortuna perché il vecchio portiere di notte, adesso è lui il proprietario della baracca, sicché sa tutto dei vecchi pensionanti, anche di quelli di 10 anni fa. E ricorda Lorena Poitel? Sì. Però mi è parso di capire che non la vedessi di buon occhio. Deve essere stata tirchia, tirata e niente mance. Ma ti ha detto se riceveva il suo principale, quell'Orieux? Ah, sì, sì. Quando gli ho fatto vedere la fotografia che mi sono fatto mandare dal commissariato di Palais Royal, l'ho riconosciuto subito. Ah, sì. E andava spesso da lei? Sì, 2 o 3 volte al mese, sempre, sempre con delle valigie. Andava verso, da lei verso 1 del mattino e si ritirava verso 6:30 del mattino. Allora io ho pensato di guardare l'orario dei treni in arrivo dalla Svizzera. Bene. Le visite che il signor Lorieux faceva alla Boitel coincidevano con i viaggi che faceva in Svizzera. Scusate un momento, Ah, signore. Devo guardare la stufa. Vai, puoi restare, sai, non abbiamo segreti. Oh. Quel Lorieux, per tornare dalla Svizzera, prendeva il treno che arrivava di notte e invece la moglie diceva che arrivava di mattina. Beh, il solito. E nessun altro uomo andava dalla Lorena, no? No, faceva una vita, diciamo, regolare, ecco, tranne il fatto di Lorieux. Poi, quando si è sposata, ha chiesto alla padrona della pensione di allora di farle da testimone. Ho capito. Rispondi tu, Luca, se c'è. Ah, sì. Pronto? Ah, sei tu? Ah, sì. Torrance, capo, dice che ha trovato uno dei taxi. Come uno? Ce n'è più di uno? Ma pare di sì. Vieni subito, Torrance. Dammi qua. Pronto, Torrance? Che c'è? Ha caricato la donna questa mattina all'angolo del boulevard Richard Lenoir e l'ha portata davanti alla stazione Nord. Lei è scesa e ha pagato. Ma è entrata in stazione? No, aveva fatto fermare il taxi davanti a un negozio di articoli da viaggio che resta aperto anche nei giorni festivi. Deve essere entrata là dentro, ma l'autista non ci ha badato. Ma dov'è adesso l'autista? Qui con me. Mandamelo qui. Tu intanto cerchami l'altro taxi che ha ricondotto la donna. Ci deve essere perché non avrebbe avuto il tempo di tornare in metro. Cercami nell'elenco telefonico l'indirizzo e il numero di un negozio di articoli da viaggio di fronte alla stazione Nord. Fica. L'elenco è in ingresso. Grazie, signora. Ha fatto presto a rintracciare il taxi, eh? Sì, oggi proprio pare sia una giornata felice. È Natale, c'è poca gente in giro. È più facile per un autista ricordare i rari clienti. Sì, hai ragione, vedi, è stato facile anche trovare il direttore di Martin, quello della LAF. Appunto perché è Natale, avrebbe potuto essere in viaggio, non so, a casa da parenti, a teatro, invece... C'è un negozio di articoli da viaggio davanti alla stazione Nord. Vabbè, chiamalo un po'. Sì. Alle volte mandiamo decine di agenti alla ricerca di un'informazione banale e dopo settimane non sappiamo ancora niente. Buah. Pronto? Qui il commissario Maigret, polizia giudiziaria. Sì, aspettate in linea. Beh, è proprio di questione di fortuna, eh? Oggi è uno di quei giorni. Pronto? Sono Maigret. C'è stata da voi una cliente questa mattina, poco prima delle 10, che deve aver acquistato qualche cosa, forse una valigia. C'è una donna bionda, sì, un paltò, un taglio grigio, un cappello, una borsa da spesa. Ah, ve ne ricordate? Ah... Una valigia di fibra, benissimo. Siete solo in negozio? Avete un commesso? Beh, allora potete assentarvi per una mezz'oretta. Prendete un taxi e venite da me. Sì, Maigret, Boulevard Richard Lenoir 7. Beh, certo che sarete rimborsato. Ma sì, anche il ritorno, sì, sì. Ma venite subito, eh? Apri quel cassettino piccolo là a destra, ci deve essere della carta, eh? Portavala qui. Capo, ci sono soltanto delle buste vanno usate. Vanno bene anche quelle, dammi la tua matita. Intanto soltanto di ricapitolare quello che è accaduto, eh? Dunque. Un uomo
Notte. Siete voi che avete condotto quella signora alla stazione Nord stamattina? Sì, sono io. Benissimo, adesso andrete al caseggiato qui di fronte, al numero 10, e salirete al terzo piano. Se la portinaia dovesse fermarvi, voi dite che andate dalla signora Martin, capito? Signora Martin, capito. E che ci faccio? Niente, quando siete arrivati al pianerottolo, suonate la seconda porta a sinistra, eh? Se viene ad aprirvi una signora bionda e la riconoscete, beh, inventate una scusa qualsiasi, dite che avete sbagliato piano, non so, un'altra cosa. Se invece è un'altra persona, dite che volete parlare personalmente alla signora Martin. Va bene, e poi? E poi venite qui a dirmi se è la signora che avete portato questa mattina alla stazione. Ah, d'accordo, commissario. Ecco, dai. Yeah. È Torrance, capo. Che vuole? Ha trovato il secondo autista. Ah, beh, che dice cosa? Che non ha condotto la donna proprio a casa, ma qui vicino. Benissimo, allora dicelo, mandi qua. Pare che sia un po' allegro, ha bevuto. Mandi qua. Torrance, beh, mandami con l'autista. Ma sì, me l'ha detto. Se è un po' allegro, scrivi l'indirizzo su un pezzo di carta perché non sbagli. Ecco, tu intanto vai alla stazione Nord, al deposito bagagli, e vedi se c'è in deposito una valigia nuova di fibra, deve pesare poco. Dovrebbe essere stata depositata questa mattina fra le 9:30 e le 10. Sì, segnati il numero di deposito. Ma no, non te la danno senza il mandato del giudice. Cerca piuttosto di sapere il nome e l'indirizzo dell'impiegato che l'ha presa in consegna. Vabbè, aspetto la tua telefonata, eh? Chissà se il papà della bambina è ancora là. Beh, speriamo di sì. Non credi che quella signora Martin abbia tentato di sbarazzarsene? Vai, vai. Sei più preoccupata tu di me, eh? Chi è, Luca? L'autista di ritorno, c'è anche il negoziante delle valigie. Sono stato di là. Sì, un momento. Siete voi che avete venduto la valigia a una signora bionda stamattina, allora? Sì. Benissimo, allora Luca, mandalo lassù, fagli fare quello che ha fatto lui, eh? Un momento. Allora, l'avete riconosciuta? Non solo l'ho riconosciuta, ma anche lei mi ha riconosciuto. È divenuta pallida. Ha chiuso subito la porta di una camera lì accanto e mi ha domandato cosa desideravo. Beh, voi cosa le avete risposto? È che mi ero sbagliato di piano. Ma ho capito che non ha abboccato, perciò l'ho piantata lì e sono sceso. Dalla strada l'ho vista alla finestra. Probabilmente sa che sono venuto qui. Occorre altro? No, per il momento grazie per il vostro disturbo. Non ne parliamo nemmeno, no? Signor commissario, se mai avrò bisogno di voi. Va bene. Arrivederci e buon Natale. Grazie, caro, buon Natale. Arrivederci. Arrivederci. Capo, cosa c'è? Il signore qui non è molto disposto ad andare dalla Martin. Perché? È una cliente, capite, ed è una cosa delicata tradire una cliente. Perché non si tratta di tradimento, ma di collaborare con la giustizia. Ah, sì, sì, sì. Se volete posso far intervenire il giudice, ma ci vorrebbe troppo tempo. Non ho tempo da perdere io. A sua disposizione, signor commissario. Oh, va bene, allora portalo là. Tu non ti far vedere dalla signora, capito? Prego. Ah. Al primo che ha visto avrà cominciato ad allarmarsi. Al secondo sarà stata presa dal panico. Di chi stai parlando? Sto parlando della Martin e dell'autista e del negoziante di valigie che le ho mandato. Mica stupida quella donna, eh? Al terzo che le manderò, sì, se quell'autista ubriaco non si perde per strada, penserà che io sappia tutto e che non ha più scampo. Ma tu sai qualcosa? No. Vi faccio osservare che ho agito soltanto per ordine vostro. Sì, sono stato costretto. Beh, l'avete riconosciuta? Dovrò deporre sotto giuramento? È molto probabile. Ma screditerà il negozio. Vedete, signor commissario, quelli che comprano valigia all'ultimo momento sono di solito persone che non hanno piacere che ci si occupi degli affari loro. Insomma, è lei o non è lei? Va bene, non era vestita allo stesso modo, ma l'ho riconosciuta. Vabbè, allora Luca, rimborsagli il taxi, eh? Andata e ritorno, capo. Andata e ritorno, vai. Prego, prego. Avevo detto che ho
oggi tutto procede a meraviglia, senza nessun intoppo. Anche il secondo autista è venuto subito, anche se era su di giri. Deve aver bevuto un bel po' per ridursi a quel modo lì, Ma sei tanto ubriaco, non credi che sarebbe tuo dovere, non dico di metterlo dentro, ma perlomeno consigliarlo ad andarsene a casa? Beh, è Natale, poi non è mica venuto con la sua macchina. No, Torrance ha il fatto suo, conosce il suo mestiere. L'ha mandato con il taxi di un suo collega. Questo è il secondo autista. Buongiorno, signor commissario. Buonasera. Quella donna è molto meglio in vestaglia che col cappello in testa. Mi ha obbligato a entrare, mi ha domandato chi mi mandava. Io non sapevo cosa rispondere. Allora ho detto che mi mandava il direttore delle Fuori per sé. Lei si è arrabbiata moltissimo. Sì. Però è un gran bel pezzo. Vabbè. È un bel pezzo. Una donna meravigliosa. Cica. Dagli qualche cosa, Ma tu credi che il papà della bambina sia ancora là da lei? Perché? Non lo so. Io non riesco a capire cosa stai almanaccando. Penso alla bambina e ho un po' di paura. Non so cosa dirti. Capo, c'è Torrance. Allora, Torrance. Beh, la valigia? C'è, è al deposito. Deve essere quasi vuota. Come avevate previsto, non vogliono consegnarmela senza un mandato. Beh, provvederemo domattina se sarà necessario. Ma l'impiegato che l'ha avuta in consegna? Ho trovato anche lui. Abita fuori Parigi, dalle parti di La Varenne-Saint-Hilaire. Accidenti, tutto era andato così liscio fino adesso. Io vorrei parlargli, ma come fai ad andare così lontano? Non c'è bisogno di andare fino a casa. Dopo il lavoro va a suonare la tromba in una sala da ballo in Rue de Lappe. Devo ben dire che proprio oggi ci fosse un intoppo. Vammi a prendere l'impiegato. E la porto qui? No, alla casa qui di fronte, al numero 10, terzo piano, dalla signora Martin. Andiamo, Luca. Sì, capo. Scusate, capo, non vi mettete la giacca? Quale giacca? Vabbè, ma fa lo stesso. A che ora torni per cena? All'ora solita. Ma come all'ora solita? Sono già le 7:30. Maigret! Persa la bambina! Venite, signora. È lei la signora che ha depositato la valigia? Sì, è lei. Ne siete sicuro? Come se la rivedessi nell'atto di riporre la ricevuta nella sua borsa. Una borsa? Una borsetta? No, una borsa da spesa. È quella? Direi di sì. O perlomeno lo stesso modello e lo stesso colore. Avete finito? Sì. Potete andare, vi ringrazio per la vostra collaborazione. Buongiorno. Torrance. Ve l'ho detto, siete padronissima di non rispondere a nessuna domanda. Alle 11:25 arriva vostro marito. Può darsi che diveniate più loquace in sua presenza. Lui non sa niente più di me. Ne sa quanto voi? Non c'è niente da sapere. Vi ho già detto tutto. Continuate ad affermare che le visite che vi faceva il vostro principale, lì, Lorieux, della pensione di Rue Pernel, erano visite di affari? Sì. All'1 del mattino. Era all'ora dell'arrivo del suo treno. Spesso portava grosse somme con sé. Vi ho già detto che trafficava con l'oro. Io non c'entro, però non potete farmi nulla. Aveva molto denaro con sé quando è scomparso? Non lo so, non sempre mi parlava dei suoi affari. Cosa ne avete fatto della valigia? E cosa c'era dentro a questa valigia? Vi ho già detto che non ho depositato nessuna valigia. Ma se vi ha riconosciuto il negoziante delle valigie che ve l'ha venduta... E l'impiegato del deposito bagagli?
Se veramente ho depositato una valigia, trovate la ricevuta. Avete rovistato in tutta la casa. Non c'è. Verrà fuori, vedrete. Domani sporgerò denuncia per violazione di domicilio. È uno sporco tiro di quell'intrigante. Quale intrigante? La vostra amica, la signorina Donquè. Avevo ragione di dubitare di lei questa mattina, quando ho voluto vedervi. Confessate che l'uomo che è venuto questa notte in casa vostra non ha trovato niente sotto al pavimento perché voi avevate cambiato nascondiglio. Ma se non sapevo nemmeno che ci fosse qualcosa sotto il pavimento. Quando avete saputo della visita notturna, avete pensato che il deposito bagagli era il nascondiglio più sicuro, vero? Non sono andata alla stazione Nord! Ci sono migliaia di donne bionde che si rassomigliano a Parigi. Cosa ne avete fatto della ricevuta? Io lo so che in casa non c'è, ma ho l'impressione che presto la ritroveremo. Quanto siete furbo, eh? Sedete. Sedete a questo tavolo! Scrivete il vostro nome e l'indirizzo. Scrivete, ho detto! Ecco fatto. Questa notte tutte le lettere impostate nelle buche del quartiere saranno controllate. Scommetto che ne ritroveremo una con la vostra calligrafia, col vostro nome e il vostro indirizzo, spedita da voi a voi stesso. Occupatene tu, Luca. Ma come, capo? Subito? Sì, subito, subito. Detestate, vero? Bah, ti dirò. Certamente non ti trovo simpatica. Vedi, non è per quello che hai potuto fare, sai, ma io ammiro il tuo sangue freddo. Ne ho conosciuti degli uomini, delle donne, sono 3 ore che ci affrontiamo e fin da questa mattina tu ti senti legata ad un filo, eppure non hai vacillato un istante. Fra poco arriverà tuo marito e allora ti prepari a fare la vittima. Ma stai tranquilla, sei presto tardi, conosceremo la verità. E quando la saprete? Io non ho fatto niente! E allora perché nascondere le cose? Perché mentire? Non dirò niente! E come vuoi. Avete intenzione di rimanere ancora a lungo a casa mia? Boh, perlomeno sino all'arrivo di tuo marito. Gli direte delle visite del signor Laurier nella mia pensione. Se sarà necessario. Che vigliacco. Jean non sa niente. Non c'entra in questa storia. Disgraziatamente per lui è tuo marito. Capo. Hai provveduto per quella lettera? Ho mandato Janvier dal direttore dell'ufficio postale di zona, ci pensa lui. Piuttosto ho incontrato Torrance. Beh? Mi ha detto che l'uomo è giù in una bettola. Due portoni dopo quella di casa vostra. Quale uomo? L'uomo che è venuto questa notte in casa tua. Immagino che ti aspetti che non avendo trovato niente torni a farti visita. Ho l'impressione però che questa volta si mostrerà diversamente disposto verso di te. Cosa ne dici? Che ora è, Luca? Sono le 10:59, capo. Sono quasi le 11 e con l'orologio indietro. Fra 25 minuti arriverà il treno con tuo marito. No. Sapete chi è quell'uomo? Quello che è giù nella bettola? Ma suppongo sia Babbo Natale, eh? Del resto mi basterà scendere per accertarmene. Evidentemente Babbo Natale è Lorieux, desideroso di rientrare in possesso della roba sua, del suo tesoro. Non è roba sua.
Beh, ammettiamo che per una ragione o per l'altra lui la consideri sua. Dico, deve trovarsi alle strette quell'uomo. È venuto due volte da te. Era l'agente delle assicurazioni, vero? E non ha trovato niente. Allora si è camuffato la Babbo Natale. E tornerà nuovamente. Certo che sarà sorpreso di trovarti in nostra compagnia, eh? Speriamo che sia più loquace di te. Sì, perché contrariamente a quello che si pensa, gli uomini parlano più facilmente delle donne. Credi che sia armato? Non so niente. Vuoi che ce l'andiamo per rimanere qui sola con lui? No. Che ora è, Luca? Sono le 11:05. Ecco. Cosa volete sapere? Cosa c'era nella valigia che hai depositato alla stazione Nord? Denaro? Biglietti. Poco meno di 1 milione. A chi apparteneva quella somma? A Laurier? Né a lui né a me. A qualcuno dei suoi clienti? A un certo Julien Boissy, che veniva spesso al negozio. E cosa ne è successo? Morto. Come? È stato ucciso. È stato ucciso? E da chi? Da Laurier. Perché? Perché gli avevo fatto credere che se avesse avuto molto denaro sarei andata via con lui. Ma eri già sposata. Sì. E non amavi tuo marito? Detesto la mediocrità. Sono stata povera tutta la vita. Tutta la vita non ho sentito parlare che di soldi, di privazioni. E saresti andata via davvero con quel Laurier? Non lo so. Forse per un po' di tempo. Il tempo poi di portargli via il denaro, eh? Quanto siete... Com'è stato commesso il delitto? Il signor Boissy veniva spesso al negozio. Vi ho già detto che trafficava con l'oro. Era vedovo. Viveva in una camera d'albergo, ma era molto ricco. È anche molto avaro. Tutti i ricchi sono avari. Tu però non sei ricca, eh? Lo sarei diventata. Se non fosse ricomparso Laurier. E com'è morto quel Boissy? Aveva paura dell'inflazione. Voleva comperare molto oro. E allora? Un giorno venne in bottega con una grossa somma. Io non c'ero però, ero andata a fare delle commissioni. Apposta? No. Ma non immaginavi quello che sarebbe accaduto? No, non tentate di farmi dire cose che possono compromettermi. Perdereste il vostro tempo. So solo che quando sono tornata al negozio, Laurier stava mettendo il cadavere in una grossa cassa che aveva comperato per quello scopo. Lo hai ricattato? No. Ma come spieghi che sia scomparso dopo averti consegnato quella somma? Gli ho fatto paura. Ah, minacciando di denunciarlo? No, gli ho detto semplicemente che dei vicini mi avevano guardato in maniera strana e che forse era prudente mettere il denaro al sicuro per qualche tempo. Gli ho parlato del pavimento in legno che c'è in camera mia. Lui pensava che sarebbe stata una questione di giorni. Il giorno dopo mi ha chiesto di andare con lui all'estero. E tu hai rifiutato? Gli ho detto che un uomo che si era qualificato come agente di polizia mi aveva fermato per la strada e mi aveva fatto delle domande. Allora si è spaventato, eh? Gli ho dato una piccola parte del denaro promettendogli di raggiungerlo a Bruxelles non appena passato il pericolo. Cosa ne ha fatto poi del corpo di Boissy? Lo ha portato in campagna. Ah. Ha una casa sulla riva della Marna. Lo avrà sotterrato, buttato in acqua.
Nessuno ha più parlato di Boisin. Nessuno si è preoccupato della sua scomparsa. Allora così l'hai mandato da solo nel Belgio, eh? È stato facile. E per 5 anni l'hai tenuto lontano. Gli scrivevo, fermo posta, che era ricercato. Che anche se i giornali non ne parlavano, la polizia lo stava aspettando al varco. Sono persino riuscita a mandarlo nell'America del Sud. È tornato da 2 mesi. Presso poco. Era in miseria. Ma tu non gli hai mai mandato denaro? Molto poco. Poco? E perché? Mi arrestate. E sotto quale accusa? Io non ho fatto niente. Non ho ucciso Boissy. Non c'ero quando è morto. Quando Lorio è venuto a cercare il suo denaro, tu l'hai rifiutato dicendo che non potevi accedere nello scondiglio perché c'era Coletti in camera che dormiva, è così? E allora lui ha inventato la mascherata di Babbo Natale, eh? Ma il denaro non era più là. Era qui, sotto al suo naso, nella mia cassetta da lavoro. Sarebbe bastato che avesse alzato il coperchio. Fra 10 minuti, 15 minuti, tuo marito sarà qui. Lorie, che è giù qui di fronte, probabilmente lo sa perché si è informato. Scommetto che si sta dando coraggio con dei bicchieri di cognac. Mi stupirei non fosse armato. Vuoi aspettarli entrambi? Portatemi con voi. Metto un vestito e vengo. La ricevuta della valigia? Fermo posta all'ufficio del Boulevard Montmartre. Va bene, vai a vestirti. Momento. E tuo marito? Quell'idiota. E qual è? Dorme. Centrale. Sì, capo. E se Lorie tentasse di farmi del male? Non avere nessun timore. Lorie non è da queste parti. Che carogna. Io che avevo creduto. Su, portala via. Hanno venito anche voi, capo? No, vorrà pure restarci qualcuno qui a parlare col marito. Poi anche per Coletta rimarrebbe sola, No, il padre se n'è andato. Sì, ma quello oramai non si recupera più. A domani, capo, vedi, signor.
Luis. Beh, ti sei addormentato? Sei solo? Come solo? Non hai portato la bambina? No, questa notte no, dorme. Sai, ho dovuto fermare la signora Martin, è complice di un assassino. Sai, quel Babbo Natale ha ucciso un uomo, ma fra un paio di giorni lo acciuferemo. Ma la bambina? La bambina, domattina puoi andarla a prendere. Mi raccomando, sii gentile con la signorina Doncoeur. Capito? È già l'una. E non hai cenato? Ah, oh, beh, senti. Ma ti aspettavo. Ma no, ma perché, cara? Sai che io poi faccio sempre delle ore impossibili. Davvero posso andare a prenderla? Sì, certo. Domattina manderò due infermiere con la barella per trasportarla. Allora, la prendiamo noi? Beh, non per sempre, sai. Può darsi che quel Jean Martin si consoli, che suo fratello, non so, cambi vita o si voglia formare un'altra famiglia. Insomma, non sarà nostra. Beh, nostra no, ma imprestata. Beh, ho pensato che era meglio di niente, che saresti stata contenta, no? Certo. Certo che sono contenta. Io sono contenta, ma... Beh, Luis, andiamo, non fare così, su. Andiamo, mangia, 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 su. Le temps file ce jour, l'eau passe sous le pont. Sur le bord de la Seine, deux ombres s'en vont. Le temps file, se joue, rien n'a changé ici. Montmartre, sa bohème, dort sous la pluie. À chaque jour sa chance et tous ces fleurs qu'on peut pas retenir. Et puis sans qu'on y pense, la vie s'en va emportant nos souvenirs. Le temps file ce jour à Paris comme ailleurs. Passe les semaines.